Negli ultimi 2 anni si è parlato tantissimo dell'India per il caso dei due Marò. Hai parlato anche di questo nel libro? In realtà non direttamente, indirettamente c'è qualcosa, perché il caso Marò è stato non soltanto un caso diplomatico, ma anche un caso di scontro di civiltà, o apparente scontro di civiltà. Quello che probabilmente rivela di più il mio libro rispetto al caso di cui stiamo parlando, sta nel fatto che spesso e volentieri gli italiani non sono dei buoni viaggiatori perché pensano di saperla lunga. E quando arrivi in India con l'atteggiamento di chi la sa lunga, di chi si sente più furbo degli altri, in quanto italiano, beh, questo è un viatico ai più grandi drammi, i più grandi disastri, le più grandi incomprensioni e anche le più grandi fregature Ho subite. visto che il tuo libro è dedicato a due italiani che sono attualmente in carcere in India, vero? Esattamente. Quelli sono gli altri due italiani con problemi giudiziari ben più seri, perché loro il carcere l'hanno fatto davvero da anni oramai e sono condannati all'ergastolo. I genitori vanno e vengono dall'Italia all'India nell'attesa estenuante, dopo continui rinvii del riesame in sede di Corte Suprema, per un fatto che non hanno commesso. Sono accusati dell'omicidio di un compagno di viaggio che ha avuto un malore oltre 4 anni fa. E loro sono accusati di averlo ucciso, ed è una circostanza a cui non credono nemmeno i familiari della vittima. Colpevolmente, in questi anni in cui si è parlato tantissimo del caso Marò, la stampa italiana ha quasi del tutto dimenticato questi due ragazzi, il cui caso è veramente drammatico, per cui, sì, per cui la dedica è il minimo che si potesse fare.